Buonasera a tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento e buonasera al nostro ospite, il sindaco di Napoli, Luigi De Buonasera. Magistris. Buonasera, sindaco. Sindaco, una decisione importantissima, quella del Consiglio di Stato, tante volte ne abbiamo parlato qui all'Ente di Ingrandimento, il futuro di Bagnoli. Lei era qui con noi all'Ente di Ingrandimento già dal 2013, quando ci fu l'ordinanza. Da lei chiaramente portata avanti, chi inquina paga. Vediamo un attimo la scheda su Bagnoli e poi entriamo nel vivo della decisione del Consiglio di Stato, che c'è insomma da chiarire molto, soprattutto per chi ci ascolta. Sindaco, la riqualificazione di Bagnoli sta a cuore non soltanto ai napoletani, ma veramente a tutti, perché significa anche muovere in qualche modo l'economia e significa restituire un territorio che da 20 anni è lì immobile. Ci sono state solo promesse, ma il territorio è rimasto così com'era 20 anni fa, quando sorgeva l'ex Italsider. La sentenza del Consiglio di Stato mette in qualche modo chiarezza e ristabilisce forse sui giusti binari tutta la vicenda Bagnoli. Consiglio di Stato, cui il Comune e la Bagnoli Futura avevano diciamo, fatto ricorso per cercare di capire, anche perché, come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte qui, l'amministrazione comunale era contro il commissariamento di Bagnoli. Il Consiglio di Stato ha detto che in qualche modo il commissariamento, per quanto riguarda la bonifica, spetta comunque al governo. Invece è da discutere poi per quanto riguarda, e tant'è vero che c'è il rinvio alla Consulta, per quanto riguarda la riqualificazione del territorio, dove parte importante la deve svolgere il comune d'intesa con la regione, sintetizzando Sì, chiaramente. la sentenza è lunga, ma siamo molto soddisfatti. Oggi abbiamo anche fatto una conferenza stampa perché il Consiglio di Stato esprime una parola molto chiara sulla rigenerazione urbana e sull'urbanistica. Dice: non è sufficiente la cabina di regia, non è sufficiente la conferenza di servizi. Il Comune di Napoli deve avere il suo pieno riconoscimento, deve essere valorizzato il ruolo del Comune. Per Comune si intende la città, ovviamente la giunta e il consiglio comunale, come prerogativa costituzionale. Quindi che l'articolo 33 dello Sblocca Italia ci sono violazioni costituzionali laddove non si valorizza il ruolo del comune. Ma il Consiglio di Stato dice anche altro, che non è stata prevista l'intesa tra Stato e Regioni. Pensate un po' che la Regione non ha fatto ricorso come noi, anzi ha detto che andava bene. Quindi noi nel ricorso abbiamo anche tutelato le prerogative regionali. Quello che è molto importante è che vengono riconosciuti quelli che noi abbiamo detto sin dall'inizio, i poteri ordinari, cioè il governo deve fare la bonifica. Il governo quando è che comincia a fare la bonifica? Quando noi facciamo, come ricordava lei, l'ordinanza chi inquina paga il 3 dicembre 2013. Finisce l'immobilismo di 20 anni, il governo deve mettere le risorse perché anche lì governo fa il ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, perde. Quindi se oggi il governo ha messo i soldi perché c'è un'ordinanza che le ha costretti giuridicamente. A quel punto hanno cercato il colpo di coda commissariando Bagnoli, cercando di metterci nell'angolo, cercando di espropriare le prerogative. La città si è difesa il comune, i movimenti di Bagnoli, la città ha reagito, le associazioni, i comitati. Quindi si è fatta una battaglia comunale anche con le elezioni sia in municipalità che al comune e anche la nostra tenacia di voler cooperare istituzionalmente ci sta portando a un passo, poi magari ci torneremo, da un risultato storico, ma quello che è significativo è che chi diceva che il sindaco si poneva su una posizione di isolamento, il sindaco Masaniello, il sindaco non rispetta le istituzioni, dopo la sentenza del Consiglio di Stato emerge esattamente il contrario. Cioè che chi ha difeso la Costituzione e le istituzioni fino in fondo è il Comune di Napoli, che è l'unico ente che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dice quello che noi stiamo dicendo da anni. Il rilancio di Bagnoli, il governo lo deve fare con le bonifiche nazionale, il governo regionale con la legge urbanistica e
con i fondi europei, aggiungo io, il Comune di Napoli con il piano di rigenerazione urbana. Quindi credo che dopo questa sentenza del Consiglio di Stato la strada è ancora più spianata rispetto a 2 giorni fa quando ho incontrato in prefettura il ministro De Vincenti. E ora ne parliamo di quell'incontro. Sindaco, quindi possiamo definire questa sentenza una sentenza quasi politica, mette d'accordo un po' tutti i soggetti attuatori in fin dei conti, perché il governo che ha ragione è il commissariamento per quanto riguarda la bonifica, il commissariato con Invitalia soggetto attuatore può continuare per la caratterizzazione dei suoli, vale a dire per stabilire quelli che sono i livelli di inquinamento, la Regione Campania nel suo ruolo e il Comune di Napoli che, se ci sarà l'ok poi della consulta, avrà il ruolo che spetta alla città in qualche modo, insomma, quindi una sorta di miracolo questa sentenza che riunisce e mette fine, e quindi si può pensare veramente di metter mano concretamente alla riqualificazione di Bagnoli. La sentenza è giuridica, non è politica. La sentenza dice che la bonifica la deve fare il governo, e dice il governo ha ritenuto di utilizzare lo strumento del commissario. Noi poi politicamente diciamo che questo commissario non solo non ha accelerato, ha addirittura rallentato, perché ci abbiamo messo 1 anno e mezzo per farlo nominare. Noi invece abbiamo dimostrato nel rapporto di cooperazione istituzionale col governo Gentiloni che quando ci si siede attorno a un tavolo, patto per Napoli, PON città metropolitana, bando per le periferie, in 5 mesi abbiamo raggiunto dei risultati incredibili che non si riuscivano a raggiungere col governo Renzi, che nemmeno ci chiamava al tavolo per cooperare perché cercava con Bagnoli la scorciatoia del commissariamento. Quindi questa è una sentenza giuridica, ecco il risultato incredibile. Al di là della politica, la sentenza mette tutti nei binari corretti. Governo nazionale faccia la bonifica. Nel momento in cui deve fare il piano su Bagnoli c'è il ruolo del comune, è il comune che decide la città. È una cosa ovvia, lo dice la Costituzione, ed è per questo che il rispetto delle istituzioni nostre è stato massimo, così come il ruolo anche della Regione nell'intesa Stato-Regioni per quanto riguarda la legislazione urbanistica. Io credo che, indipendentemente da questa sentenza, anche se noi continuiamo a ritenere che sarebbe un bel gesto da parte del governo ritirare il commissariamento, fare una legge, eccetera, però, in attesa di questo, che verrà, secondo me, però non viene domani. Oggi abbiamo le ragioni politiche e istituzionali per chiudere nel giro di 1 o 2 mesi l'accordo su Bagnoli, perché nel frattempo, mentre noi resistevamo, mentre cercavamo di evitarci che mettevano le mani sulla città, ci scippavano i poteri costituzionali, cercavano scorciatoie, cercavano commistioni opache tra pubblico e privato, noi siamo andati avanti con la tenacia della leale collaborazione, della cooperazione istituzionale, e oggi, anche a seguito dell'incontro che abbiamo avuto l'ultima volta qualche giorno fa, noi stiamo davvero a un passo da un accordo che, per essere un accordo storico, come è stato detto prima, dopo anni e anni precedenti che nessuno mai aveva fatto nulla o aveva addirittura sperperato denaro pubblico, inquinato i territori, oggi chi è che può siglare un accordo di questa portata se non le istituzioni previste nella Costituzione repubblicana? Governo nazionale con i suoi vertici, governo regionale con i suoi vertici, governo locale con i suoi vertici d'intesa in armonia con il territorio, le comunità e i cittadini. Poi il resto è dettaglio. Quindi io credo che questa sentenza... Quindi anche il nodo, diciamo, cabina di regia può essere in qualche modo bypassato, insomma. Stiamo a un passo dal risultato storico, e con questa sentenza si agisce, perché la sentenza dice chiaramente che la cabina di regia non è il luogo in cui si valorizza il patrimonio. Io non credo che il governo nazionale voglia impiccare un risultato storico così incredibile su Bagnoli sulla cabina di regia, ma nel momento in cui c'è un accordo a quei livelli la cabina di regia diventa un dettaglio. Cioè diventa... si può discutere all'interno della cabina di regia ciò che si è discusso in un tavolo in cui è presente, a parti chiaramente uguali, anche il comune, quindi diventa semplicemente un passaggio tutto sommato non dannoso per la città, insomma, già... se questo può significare un'accelerazione su Bagnoli. Stanno già discutendo in cabina di regia, si fanno tanti tavoli tecnici, si fanno tanti tavoli, il lavoro sta andando avanti, le bonifiche, noi offriamo sempre tutta la massima leale collaborazione, ma non sfugge a nessuno che i passi enormi, quando io dico stiamo a un passo dall'accordo storico, qualcuno può ritenere che questo passo all'accordo storico l'abbia fatto un tecnico o l'abbia fatto qualcuno che si chiude in una cabina di regia. Mi pare evidente, il Consiglio di Stato lo dice, che chi può siglare l'accordo storico sulla città sono le istituzioni legittimamente rappresentative, il Comune, la Regione e il Governo nazionale. Adesso nessuno più ha alibi, quindi io credo andiamo avanti in questa direzione, noi lo facciamo con umiltà, senza arroganza che appartiene semmai ad altri che volevano fare scorciatoie e rotture istituzionali, quindi noi non è che ci
in questo momento ci interessa arroccarci nel dire avete visto che avevamo ragione, quindi fermiamo tutto, aspettiamo la Corte Costituzionale. Chiudiamo l'accordo su Bagnoli, poi verrà anche il giorno dove finalmente tutti quanti si renderanno conto che quella scorciatoia del commissariamento alla fine è stato assolutamente non utile. Quindi per il la no causa. Al commissariamento da parte del Comune non era un capriccio, ma nella sostanza era un difendere in qualche modo la città e le sorti di un territorio che, come abbiamo detto, è importante non soltanto per Napoli, per la Campania, ma io credo per l'intero Mezzogiorno, perché può essere un volano di sviluppo con la riqualificazione fatta chiaramente ad opera d'arte, insomma, non sperperando denaro pubblico come è stato fatto su Bagnoli per decenni. Aggiungo un dato politico a questo punto, che non so se tutti hanno notato, che nonostante le distanze politiche forti che ci sono tra noi e il governo Gentiloni, che comunque vede come azionista di maggioranza il Partito Democratico guidato da Matteo Renzi, in questo momento come risultati per la città noi possiamo raggiungere degli obiettivi, alcuni storici. Durante l'estate abbattimento delle vele, infrastrutture come Pommetro e Patto per Napoli per lavori che nei prossimi 2-3 anni cambieranno completamente in positivo il volto della nostra città, e Bagnoli. È esattamente la linea che noi stiamo indicando da anni e fu anche la linea che portò alla firma del protocollo agosto 2014. Chi ha interrotto e ha fatto rallentare questa strada, che avrebbe anche potuto anticipare i tempi, è stato chi ha cercato a un certo punto di togliere di mezzo la città, togliere di mezzo il comune, il sindaco e il consiglio comunale. Pensavano evidentemente di vincere una partita politica in quel modo. Quindi è una grande vittoria della città. La città vince perché è rimasta autonoma, la città vince perché sa cooperare con concretezza e efficacia nei tavoli istituzionali, la città vince perché utilizza le armi del diritto e della legalità. E quindi a quelli che dicono che noi non abbiamo senso istituzionale, non è vero. Noi sappiamo rompere col sistema, e quello significa avere un grande senso istituzionale, sappiamo cooperare, e quando c'è qualcosa che non va lo diciamo pubblicamente in modo leale e onesto e facciamo ricorso agli organi previsti dalle istituzioni della Repubblica Italiana. Il Consiglio di Stato non è un'articolazione del Comune di Napoli. È il massimo organismo per quanto riguarda la materia amministrativa. Quando feci l'ordinanza chi inquina paga, il governo all'epoca aveva così voglia di bonificare che mi fece ricorso. Fece ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, addirittura le sezioni unite civili della Cassazione per difetto di giurisdizione, ha perso su tutta la linea. La nostra ordinanza è stata confermata e chi ha inquinato deve bonificare. Chi è che ha inquinato? Fintecna, Cassa Depositi e Prestiti, Governo, Cementir, Gruppo Caltagirone. Queste sono le parole chiare che ha detto il Comune di Napoli, senza prosopopea, senza supponenza, con umiltà, con tenacia, ma con fermezza. Quindi oggi la palla sta al governo e sta a noi. Se il governo ritiene di far presto, noi nel giro di un mese possiamo chiudere l'accordo su Bagnoli. Io credo che c'è l'intesa su tutti i punti strategici e il piano è quello della città. Non è certo un piano calato dall'alto e noi dobbiamo dare atto al governo che in queste settimane, pur con ricorso pendente, pur con le posizioni divergenti, si è cooperato e il governo ha tenuto conto nel dialogo di quelle che sono le istanze della città di Napoli. Un passaggio sicuramente non irrilevante, ricordiamo che lo sblocca Italia fu riveduto e corretto dal governo dopo la presentazione dei ricorsi. Sì, poi c'è anche un altro quindi tema, fu limato che l'iniziale formulazione dell'articolo 33 era fuori, non era solo illegittimo, era veramente al di sopra di ogni ipotesi pensabile. Tanto è vero che se non ci fosse stata la modifica normativa a pochi giorni dalla decisione del TAR, noi avremmo avuto anche altri punti di ricorso accolti. Ma nonostante quello, il Consiglio di Stato ha puntualizzato due profili di incostituzionalità. Uno è quello che abbiamo detto, violazioni degli articoli 117 e 118 della Costituzione, 117 violazioni delle prerogative della Regione, 118 primo comma del Comune, ma anche violazione con riferimento ai beni espropriati. E questo è un altro tema interessante. Il Consiglio di Stato dice: attenzione, voi avete preso dei beni sottratti alla curatela e non gli avete dato la controprestazione monetaria come si fa in tutte le procedure di esproprio. Avete preso un bene, ha detto, poi ve li daremo con degli strumenti finanziari. Il Consiglio di Stato, non Luigi De Magistris, ha detto, ma quali sono questi strumenti finanziari? Aleatori gli strumenti finanziari. Quindi è come se uno si fosse preso un bene senza dare nulla in cambio. Quindi voglio dire, la sentenza, contrariamente a quello che ho letto anche qualche lettura stamattina su qualche giornale, la sentenza è chiarissima. È stata una vittoria
della Costituzione, delle prerogative del Comune e della città. Chi poi fa fatica a capirne di diritto, se si legge la sentenza, che devo dire è scritta in maniera molto chiara, è solo un tema di lingua italiana. Lingua italiana viene anche prima delle cognizioni giuridiche, quindi per quanto uno può fare uno sforzo di interpretare vedendo il nero come rosso e il giallo come verde, io credo che poi c'è un limite a tutto. Poi sappiamo sicuramente che le telespettatrici e i telespettatori delle VOM sono molto attenti e quindi la sentenza del Consiglio di Stato è una sentenza pubblica, andatevela a leggere e vedete che bella pietra miliare per la città di Napoli. E non solo, aggiungo, perché questa sentenza può essere utile per le battaglie in difesa degli ulivi in Puglia, le trivelle in Basilicata, le opere pubbliche, perché dice il territorio è delle città, delle comunità, dei paesi. Questa è la grande vittoria dei beni comuni, cioè non puoi fare operazioni calate dall'alto perché c'è una Costituzione repubblicana e questo vi fa capire perché la Costituzione repubblicana la volevano cambiare. E un'altra vittoria è stata quella del 4 dicembre ad aver difeso questa straordinaria Costituzione che noi nel nostro piccolo, nella nostra amata Napoli, stiamo cercando di attuare con la lotta politica ma col diritto, che è l'arma poi della legalità. Una Costituzione che non va cambiata, semplicemente attuata in tutti i suoi dettami, e così già sarebbe veramente perfetto. Sindaco, andiamo avanti, poi ritorneremo chiaramente a parlare di Bagnoli nelle prossime puntate, ne seguiremo gli sviluppi. Stadio Collana, l'impianto Collana viene appunto affidato all'Agenzia per le Universiadi e dovrebbero, il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla dell'impianto Collana, cominciare i lavori per la riqualificazione, impianto che rientrerà anche nelle Universiadi. Vediamo la scheda. Allora, Sindaco, ne abbiamo parlato veramente molto molto spesso qui all'ente di ingrandimento dell'impianto Collana, che è chiuso dal 25 gennaio, 7.000 atleti sono impossibilitati a fare sport, una cosa veramente indecorosa per una città come Napoli. Finalmente comunque sembra che la situazione si possa in qualche modo sbloccare, la Regione ha deciso di inserire l'impianto nelle Universiadi, cosa peraltro, per onestà intellettuale bisogna dire, che lei aveva chiesto da tempi non sospetti. Sentitevi di esprimere anche qui grande soddisfazione, perché c'è una vittoria su tutta la linea giuridica e politica di quello che ha sostenuto il Comune. Anche qua, se non ci fosse stato quell'incaponimento con quel bando, con quella tenacia che era sbagliata, avremmo conquistato un anno di tempo. Quindi anche qui alla fine quello che noi avevamo sostenuto si sta avverando, e anche, l'ho detto più volte a Televomero, non riuscivo a capire perché non si inseriva il Collana nelle Universiadi, finalmente l'istanza del Comune di Napoli è stata accolta e quindi la Regione ha fatto la delibera, quindi mette le risorse essendo ente proprietario, e devo dire che qua abbiamo esercitato una grande iniziativa politica, non solo noi ma la cittadinanza, tante associazioni, le federazioni, e anche una forte sollecitazione perché entrasse nelle Universiadi. Anche in questi giorni ho avuto una serie di incontri, perché sono stato anche molto chiaro con i miei interlocutori che noi non avremmo più accettato un ulteriore rimbalzo in avanti del tempo e saremmo stati disponibili a fare anche atti clamorosi all'interno dello stadio Collana, perché era inaccettabile quel tipo di chiusura. Siamo molto soddisfatti davvero, perché l'ingresso nelle Universiadi significa avere circa 7 milioni di euro, quindi da qui alle Universiadi, da qui al 2019, non ci sarà solo la riapertura del Collana, che con le prime 200.000 euro stanziati interverrà in tempi molto rapidi, ma da qui al 2019 noi avremo la riqualificazione totale dell'intero stadio Collana, con i soldi che dà l'ente proprietario, con la grande opportunità delle Universiadi che scelgono Napoli perché è città attrattiva, e senza scorciatoie come fu quella del bando di affidare solamente ad alcune persone la gestione complessiva dello stadio Collana. E chiudo dicendo, secondo me,
da qui alle prossime settimane si costruisce un bel modello, quello che abbiamo sempre proposto, dove tutti devono stare in questa partita. La Regione come ente proprietario, il Collana perché è un bene comune del comune, perché il Collana è un bene comune della città, e tutte le associazioni e federazioni possono stare tranquillamente insieme con la supervisione del CONI e delle federazioni sportive. Lei ha anticipato una domanda di un gruppo di associazioni che hanno operato per anni all'interno dello stadio Collana. La notizia che l'impianto Collana sarà inserito negli impianti che verranno ristrutturati in vista delle Universiadi del 2019 ci fa molto piacere, ma le chiediamo: chi vigilerà sull'affidamento dell'impianto alle associazioni? Sarebbe opportuno che rientrassero tutte le associazioni che hanno operato, magari anche altre associazioni fuori dall'impianto che vogliono rendersi partecipi di questo rinnovamento? Lei può garantirci questo? Abbiamo il timore che i soliti furbi facciano la parte del leone. Grazie alle associazioni non vincitrici del precedente bando. È proprio la nostra tesi. E noi ci facciamo avanti per svolgere questa funzione di garanti. La Regione ci scippò le chiavi, adesso grazie alla nostra tenacia abbiamo ottenuto questo risultato enorme. Io credo che il Comune di Napoli può svolgere questa funzione di garanzia, di tenere dentro gli esclusi e quelli inizialmente vincitori, poi invece esclusi con una procedura ritenuta appunto esclusi perché la procedura di assegnazione il Consiglio di Stato l'ha ritenuta, la giustizia amministrativa l'ha ritenuta illegittima. Quindi io credo che da questo punto di vista il Comune è l'ente deputato istituzionalmente e naturalmente a svolgere questa funzione di garante, di coordinamento, e quindi su quello dobbiamo lavorare. Primo obiettivo: apertura immediata dello stadio Collana, inizio dei lavori con un Collana che fra due anni sarà straordinario, perché 7 milioni di euro significa rimetterlo completamente a posto, dalle piste d'atletica, agli spogliatoi, agli spalti e tutto il resto. Un impianto dignitoso alla fine. Di 7 milioni è la somma che serviva, quindi più che dignitoso, va benissimo. Nello stesso tempo mettiamo questo metodo, perché io credo che nel Collana c'è spazio per tutti e non vedo perché qualcuno debba essere escluso, francamente. E il Comune è l'unico ente che può svolgere da garante, perché rappresenta gli interessi di tutta la città e quindi di tutte le associazioni. Sindaco, cambiamo argomento. Un'altra domanda di una nostra telespettatrice che scrive questa lettera al sindaco, lo scrive proprio a mano, e questo già ci fa capire quanto è importante per loro parlare direttamente con lei. È un gruppo di utenti dell'ex IACP che chiedono se continueranno le vendite degli immobili, perché sintetizzo un po' la lettera della telespettatrice, dice che praticamente questi immobili sarebbero per loro una risorsa, soprattutto per i loro figli che, non avendo potuto trovare lavoro qui in città, sono stati costretti ad andare fuori e molte volte si sono anche separati dalle loro famiglie, di conseguenza avere un punto d'appoggio per loro sarebbe importante. Domanda alla signora: a decidere è l'amministrazione comunale o la Regione sugli ACP? No, sugli ACP non siamo noi, perché non sono di proprietà del Comune, però comunque posso informarmi per essere puntuale e rispondere anche io direttamente se c'è un recapito, oppure tramite televomero. L'idea della signora la condivido, quello che stiamo facendo noi anche come amministrazione comunale per i beni di nostra competenza, cioè quelli di venderli a coloro che stanno dentro le strutture da tanto tempo, a prezzi chiaramente accessibili. Questo consente alle persone di diventare proprietari del bene e al Comune non spendere più in manutenzione straordinaria. Immagino che lo stesso faccia o possa fare lo IACP. Infatti la signora diceva appunto che da quando poi la gestione è passata da Napoli Servizi, comunque loro contribuiscono anche alle spese, quindi di conseguenza sarebbe giusto ed opportuno continuare nella vendita. E questo è quello che stiamo appunto facendo, perché riteniamo che sia la strada giusta. Sindaco, ritorniamo a parlare di cose che sono accadute in città. Una bellissima iniziativa nell'ambito della manifestazione Palermo chiama Italia per ricordare il magistrato Falcone al Teatro Agusteo.
Bellissima quella fotografia che vediamo Bellissimo. alle nostre spalle, sindaco, per combattere le mafie hanno pagato a caro prezzo con la vita. Parliamo di Falcone e Borsellino. È importante che i ragazzi capiscano il valore della legalità in un momento in cui purtroppo la corruzione è dilagante e le infiltrazioni camorristiche e mafiose non certamente lasciano molto ben presagire. L'ho sempre avuta nel mio ufficio di pubblico ministero, quella foto che è davvero bellissima, struggente, per me poi in particolare Borsellino e Falcone sono stati due punti di riferimento a cui mi sono ispirato durante gli studi a giurisprudenza nella scelta di fare il concorso in magistratura. È bello vedere che a 25 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio i giovani che all'epoca non erano nati oggi sono tanto sensibili e sono tanto a conoscenza di quello che accadde. C'è bisogno da una parte di una rivoluzione culturale, di cui parlava proprio Giovanni Falcone, quindi i giovani non possono essere protagonisti in questa rivoluzione, però a distanza di 25 anni amaramente si deve constatare che a mio avviso i veri responsabili delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio non sono stati ancora individuati. Allora mi chiedo che paese democratico è veramente, che repubblica siamo se la Repubblica non ha la forza, il coraggio e la determinazione di scoprire i mandanti di stragi così odiose che hanno fatto morire donne e uomini, servitori dello Stato, magistrati e poliziotti. È veramente una vergogna. Quindi queste giornate servono per ricordare, però anche per esprimere parole nette da parte di chi degnamente vuole rappresentare le istituzioni. Ed è anche molto difficile, credo, da parte delle istituzioni stesse raccontare ai ragazzi e cercare di far capire ai ragazzi che bisogna vivere secondo legalità quando poi appunto non siamo arrivati ancora a scoprire chi sono stati i mandanti e gli esecutori, diciamo, di queste tragedie. Penso che lei da padre, prima che da sindaco, si interroga quando deve parlare ad una platea così vasta di ragazzini. Poi lei diceva bene che siamo ancora travolti da questione morale, corruzione, infiltrazione delle mafie. Anche in Marano oggi queste ore docet. abbiamo avuto l'arresto di due fratelli del deputato di Forza Italia, Luigi Cesaro, che fino a poco tempo fa è stato presidente Della della provincia. provincia di Napoli, insomma, per fatti gravissimi, ma così ne accadono ancora tanti. La vera questione nazionale è la questione morale. È inutile che ci nascondiamo. Il cambiamento definitivo del nostro paese verrà se le persone che ricoprono un ruolo istituzionale, ma io dico non solo, ma tutti si rivolgono la loro vita verso l'onestà, la moralità, l'etica pubblica, e appunto questo è il vero tema su cui ci dobbiamo concentrare. Sindaco, un po' di leggerezza che non è superficialità, due eventi che hanno caratterizzato il weekend scorso, grande successo, grande partecipazione. Abbiamo visto le immagini del motoshow, il primo motoshow che si è fatto qui a Napoli, alla mostra d'Oltremare, grande successo. Abbiamo visto Baccalare sul lungomare, dove sono stati 150.000 le persone che hanno voluto assaggiare questo prodotto tipico della nostra terra. Quindi questo che possono sembrare eventi ludici hanno una finalità economica notevole perché sono un indotto. Sì, stanno andando benissimo questi eventi. Il motoshow, che era la prima volta che hanno scelto Napoli, è andato benissimo. C'è stato la Fisichella che insomma, è presente nella Tre Giorni Napoletana. Baccalarè, lo ricordava lei, anche la prima volta a Napoli ed è stato un successo enorme. In più, in questi giorni, alla Mostra d'Oltremare, Pizza Fest, che è andato benissimo. Vitigno Italia a Castel dell'Ovo, che è stato un successo e potrei continuare. Il bello è che adesso tutti vogliono venire a Napoli per fare belle iniziative, perché Napoli è un brand, Napoli tira, Napoli conviene economicamente, addirittura ci pagano, mentre prima li andavi a pregare pagandoli per venire in una città mortificata dalla vecchia politica. Quindi noi siamo molto soddisfatti, non ci fermiamo, non ci montiamo la testa, sui servizi c'è tantissimo
tantissimo da fare e da lavorare, ma questi sono segnali che incoraggiano sul trend. Il trend è quello giusto e l'estate anche si preannuncia di grande successo nella nostra città. Ormai stiamo per fare il bilancio finale di Maggio dei Monumenti e devo dire è stato un successo clamoroso, tutto esaurito tutti i giorni nel mese di maggio negli alberghi della nostra città, nei bed and breakfast. Insomma, questa non è solo una bella notizia, questa è economia e lavoro per la nostra città e per i nostri giovani. Sindaco, i nostri telespettatori ci chiedono anche: riuscirà ad aprire il parco di Edellandia, tanto atteso dai bambini napoletani e non solo? Quello ci stiamo lavorando, perché là non siamo stati, ahimè, tanto fortunati su chi ha preso in carico legittimamente attraverso procedure di evidenza pubblica l'Edellandia, però magari la prossima settimana facciamo un punto preciso, perché ci sono degli incontri importanti proprio in questi giorni e il nostro obiettivo è cercare anche su Edellandia di portare a casa il risultato, anche se in questo momento ahimè non dipende dal comune di Napoli ma dipende da altri, però metteremo in campo tutta la nostra energia per far sì che chi, i privati in questo caso, si sono presi in carico l'Edellandia portino a casa il risultato. Sindaco, siamo solo in chiusura per sapere a che punto sono, ha fatto la quadra per le nomine delle municipalità. Mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo avremo i nomi. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ah, perfetto. Assolutamente sì. E allora aspetteremo. Per mercoledì su tante cose avremo definito, su altre credo dobbiamo aspettare un altro paio di giorni. Credo che per fine maggio avremo un quadro complessivo di tutta una serie di decisioni che sto prendendo e che sto maturando, alcune che riguardano la giunta e sicuramente per mercoledì ne parleremo con le decisioni adottate sulle società partecipate, che è un altro argomento, non è un argomento diciamo politico ma è di governance delle società partecipate, alcune probabilmente sarà già maturata la decisione, qualcun'altra entro la fine della settimana prossima. Allora, grazie Sindaco, ci vedremo mercoledì per parlare di tutte queste cose importanti per l'amministrazione della nostra città. Grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a scrivere redazione@trevomero.it. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera.